La birra di oggi è una birra trappista e stiamo parlando dell'esclusiva Chimay Doré. Vediamo la scheda tecnica di questa birra. Allora, siamo ovviamente in Belgio, il birrificio è appunto Chimay. Questa è la Doré, è una Belgian Ale, 4 gradi e 8. L'ho acquistata su un beer shop online a 3,10 euro. Il bicchiere che vi suggerisco è un tulipano e in questo caso si tratta di un primo assaggio. Chimay ha diverse birre in produzione, principalmente le riconoscete per i colori di tappo ed etichetta, una bianca, una rossa e una blu. Da qualche anno produce anche questa Doré, che è una versione che già produceva da tantissimo tempo, ma il cui, diciamo, già non veniva commercializzata, il consumo era riservato per i monaci oppure per, diciamo, la tap room che c'è all'interno del monastero. La cosa accade anche con altri monasteri trappisti, mi viene in mente Orval, che appunto produce una piccola quantità di una versione leggermente meno alcolica, come in questo caso della loro Orval, ed è destinata al consumo solo interno e dei visitatori che vanno appunto a visitare il convento. Anche in questo caso, quindi, questa Chimay veniva già prodotta, ma in quantità limitate. Per il convento. Nonostante abbia già assaggiato diverse volte le altre Chimay, questa qui, la Doré, mi mancava ancora e quindi ho pensato di farci un video. Una piccola nota sulla bottiglia: tutte le bottiglie di Chimay hanno questa forma con appunto tappo e etichetta di colore differente in base alle tre versioni, bianca, rossa e blu. Frontalmente c'è il logo appunto di Chimay, birra trappista, il nome in diverse lingue, Gold, Blonde, Blonde o Doré appunto come nella versione belga. C'è scritto un po' di informazioni, una birra appunto fermentata nella Abbazia di Scourmont, Notre Dame de Scourmont, l'abbazia dove c'è appunto la sede di Chimay, e le classiche informazioni. Tra l'altro, sul retro sconsiglia di utilizzare bicchieri svasati o comunque bicchieri aperti, e consiglia ovviamente il bicchiere, la coppa di Chimay, brandizzata Chimay. In questo caso, vabbè, ho qui un bicchiere a tulipano, quindi utilizzerò questo bicchiere. Come forse ricorderete già dalla puntata sulle birre trappiste, il fatto che questa birra sia denominata trappista indica semplicemente dove è stata fatta e da chi, quindi in un'abbazia da appunto monaci trappisti, non indica uno stile di per sé. Infatti ci sono triple, double, IPA anche trappiste. In questo caso si tratta di appunto una golden ale, sempre uno stile tradizionale e tipico appunto del Belgio, ma appunto non una tripla, a differenza di altre birre prodotte da Chimay. Appunto, un primo assaggio, sono molto curioso, soprattutto per il fatto che era una birra che fino a pochi anni fa era destinata solo al consumo appunto da parte dei monaci, e quindi il personale laico o doveva andare in pellegrinaggio appunto al monastero per poterla assaggiare, oppure non poteva degustare questa prelibatezza. Non verso completamente il fondo perché c'è un po' di residuo, quindi preferisco lasciarlo qui per non andare a intaccare la limpidezza della birra. Volendo, se dovessimo completare perfettamente il servizio, potremmo mettere un bicchierino a fianco e versare il lievito all'interno. Tra l'altro, una piccolissima parte di fondo, muovendola, è andata all'interno ed è trattenuta e sospesa dalla schiuma, che essendo molto soffice ha trattenuto una piccola goccia più scura, più marrone, che sono appunto le cellule esauste di lievito che vanno a depositarsi sul fondo. Allora, la birra ha una bella schiuma piuttosto fine, un po' irregolare, di colore bianco. La birra è di un colore, direi, giallo paglierino, non troppo brillante, è un pochino torbida, ma perché appunto un po' l'ho mossa e un po' è finita all'interno, perché prima di assaggiarla ho visto qualche foto su internet. Ci sono foto in realtà dove la birra sembra molto molto più limpida. Ovviamente, al di là delle foto utilizzate per gli scopi commerciali sul sito di Chimay, ci sono appunto anche foto di degustatori o amatori che
che riportano una birra molto più limpida. Passiamo quindi al naso. È molto complessa al naso, c'è allora diverse cose. Secondo me si sente molto bene, appunto, una parte speziata che ricorda tanto le birre di questo stile, ricorda un po' anche le Saison. E poi c'è una parte, direi fruttata, non saprei definire con precisione, probabilmente direi fruttata per stare sul generico, non saprei entrare esattamente nel dettaglio, però appunto più o meno le due grosse famiglie sono queste. Sembra davvero una birra abbastanza semplice da bere. C'è una discreta dolcezza, non c'è un retrogusto amaro particolarmente elevato, un corpo leggero e una buona frizzantezza. Per quanto riguarda il gusto e soprattutto il retroolfatto, allora c'è qualcosa che va sicuramente ancora verso le spezie, queste ci sono ancora. E direi qualcosa che va un po' verso il pane. Allora, è facile sì da bere, ha un finale abbastanza secco che pulisce bene. Nonostante sia semplice, secondo me resta comunque una birra molto interessante. È un'ottima Golden Ale, sicuramente. Devo riassaggiarla perché un sorso ammetto che non mi è bastato per capire perfettamente questa birra. Sì, è interessante, è appunto una birra tutto sommato semplice, ma molto molto buona, davvero, e c'è questi sapori che vanno verso appunto le spezie, c'è qualcosa che va verso il pane, questo finale un po' erbaceo, forse ci sono anche degli agrumi, non saprei dire con esattezza. Però diciamo che una Golden Ale ricorda per certi versi molto delle Saison belghe appunto. Direi quindi una birra sì, molto leggera, ma molto facile da bere, non si sente particolarmente l'alcol, infatti appunto la gradazione alcolica è piuttosto bassa rispetto ad altre cime che stanno ovviamente sugli 8 gradi, questa arriva quasi a 5. Niente, molto interessante, complimenti ancora ai produttori e siamo felici che abbiano deciso di estendere questa loro chicca anche per noi lontani dall'abbazia. Questa appunto era la cime dorée Scal.